Amici, buongiorno. Oggi sono al Ciocco per la presentazione Beta 2019 ed ho pensato di mettere alla prova la creatività degli amici tester del personale Beta. Ho chiesto di fare una frase che faccia rima con la parola Beta. 3 secondi a disposizione, quindi non è stato così facile. Andiamo a vedere cosa è successo e ditemi, secondo voi, chi è il migliore. Rodolfo Maraldi, endurista. Sì. Una frase sensata che faccia rima con Beta. Guidi Beta se non sei un analfabeta. Fabrizio Dini, Beta. Sarò di parte, ma Beta, la moto dell'atleta. Antonio di Motoblog. La Beta ci ha già proiettati nel 2019 e ancora non siamo neanche a metà anno 2018. Marco Gualdani, motociclismo fuoristrada. Hai 3 secondi di tempo per fare una frase compiuta che faccia rima con Beta. Vita lieta. Simone Zaffaroni, X Off Road. Hai 3 secondi per fare una frase che faccia rima con Beta. Beta, reta, feta. Sono pe- ma io sono solo bello. Giacomo di Beta. Cazzo, non viene niente. Penso che l'ufficio commerciale ti chiamerà a rapporto. Direi sì. Antonio Miragli, Enduro Action. Cioè, ma perché mi prendi subito così alla sprovvista? Dovevi chiamarmi un'ora fa e inventarmela. Beta, Beta, suggeriscimi. Enzo di Solo Enduro. Meta. Mi fermo con Meta. Ah, proprio tutta la frase. Ivan Zanone, tecnico Beta. Beta, la moto dell'atleta. Questa l'hai sentita. Bruno Salina, Motosprint. Beta, va molto bene. Chi l'ha progettato? Un profeta. Cristiano Morello, fotografo. È difficilissimo. Guarda che se mi prendi così della sprovvista non ce la faccio mica a darti un... Ramon Bregoli. Tutta la frase, non fare come me. Tutta. Marco, moto.it. Beta, la moto non peta. Manuel Lecchese. Beta. E... sono un atleta sulla Beta. Donato Miglio. Beta, questo è un bel casino. Non lo so. Alessandro Bettini, Moto Italia. Non lo so. Johnny Fossati, per motocross. In quest'anno la Beta ha fatto la forcella che funziona bene. Dopo un po' di anni. Ma funziona. Non fa rima. La rima con Beta. Blogger, pensaci tu. Beta, la marca dalla gamma completa. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Enduro Blogger su YouTube, Instagram e Facebook, perché ci sono un sacco di bollenti e super hard enduro novità. Vi aspetto.